voglio che finisca così. Nell'ambito di questa campagna, il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere fa tappa a Sulmona sabato 6 agosto. Dallo scorso 2 luglio in 14 province italiane, fra cui la provincia dell'Aquila, è partita l'iniziativa denominata il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, che oltre a informare i cittadini su questo tipo di violenza, che colpisce prevalentemente le donne, favorisce l'emersione del fenomeno agevolando e favorendo un contatto diretto con le potenziali vittime e offrendo loro il supporto di un'equipe multidisciplinare, composta da operatori specializzati presenti all'interno di un camper di Polizia di Stato insieme ad altre figure di supporto. Sabato 6 agosto dunque, dalle ore 10 alle ore 13, il camper farà sosta nella città di Sulmona, in piazza del Carmine, ed effettuerà dei passaggi anche in altri punti della città. Oltre al personale di Stato, fra cui anche un medico, saranno presenti alcune operatrici dei centri antiviolenza che operano a Sulmona, la Libellula e Libera di Osa. Il 20 agosto poi il camper farà tappa a Tagliacozzo, il 3 settembre sarà all'Aquila nel progetto case di Preturo e di Pagliare di Sassa, il 17 settembre sempre all'Aquila nei centri commerciali Carrefour e Aquilone.